Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Sushi fatto in casa, questo è il video degli Uramaki! Yay! Più buoni! Sì! Abbiamo già fatto il video generale dove abbiamo spiegato tutti gli ingredienti, il riso come lo prepariamo, che già qua è pronto, le trucchette sull'avocado, il salmone che utilizziamo, quindi magari guardate quel video per le informazioni generali, anche le salse che utilizziamo, eccetera. Già vi abbiamo fatto due video su sushi fatto in casa, del nigiri e dell'osamaki. Come si chiama? Il sushi lo facciamo a modo rosso, ma lo pronunciamo anche a modo rosso perché noi siamo giapponapoletani, quindi lo interpretiamo un po' una versione napoletanizzante, insomma. Beh, l'importante è che è buono alla L'importante è fine. che è buono. Comunque, vi abbiamo già fatto il video del Nigiri nigiri e dell'osamaki. l'osomaki. Quindi adesso facciamo l'uramaki, che è quello che piace di più a Nancy. Allora, lei ha tagliato tutto l'avocado Sì, sottile sempre a sottile. spettine Esatto, sottili. poi ci vuole la pellicola che la andiamo a posizionare, mentre invece per quell'altro là non ci voleva, vi ricordate? La prima volta che ve lo faccio vedere, Perché là si c'era va a mettere, l'alga. esatto, così, si ferma qua dietro e si mette qua. Adesso poi di qua si fa la stessa cosa, si taglia e si mette, oddio, non mi uccidere, e si mette sotto così. Poi si mette l'alga, come ho fatto vedere in quell'altro video. Poi si mette il riso, si va a ricoprire con il riso. Ok, e si va a stendere, grazie Nancy, con le mani, sempre il solito trucchetto dell'acqua fredda. Se si attacca, bagnate un po' le mani con l'acqua fredda e così lo potete stendere meglio. Cosa spettacolare, si prende e si gira piano piano. Proprio per questo sente la pellicola e si gira così. E vai, riso fuori! Eh sì, perché a lei piace tanto fatto così. Adesso ci vado a mettere proprio come si fa sempre, insomma, si mette il salmone, che io metto uno e mezzo, e poi ci metto l'avocado tagliato sottile, sottile, sottile da Nancy, che è bravissima. Ok, e a questo punto vado ad avvolgere, ragazze, così, sempre stesso metodo, e poi si torna indietro, si avvolge, si schiaccia bene bene, poi si torna indietro. Qua se esce un po' fuori, l'ho infilato un po' di dio, lo faccio sempre pieno di pienissimo di roba, quindi magari se ce ne mettete di meno è più facile. E lo tolgo, giro, schiaccio, schiaccio, schiaccio così, e poi lo tolgo fin quando non finisce tutto il rollo. È semplicissimo, guardate, se trovate questa tovaglietta è semplicissimo da fare così. A questo punto il vostro rollo è fatto, eccolo qua ragazze. Io per farlo compattare lo vado a mettere un po' in frigo, già sapete, e poi dopo lo taglio. Quindi vado. Ecco qua quindi il nostro uramaki. Adesso con una carta da forno ci andiamo a mettere il sesamo, sì. questa operazione che piace tanto a Nancy, perché a lei piace tantissimo il sesamo. Noi utilizziamo il sesamo bianco. Quando vado sempre al ristorante giapponese, ne mettono poco poco di sesamo, noi invece ne Noi mettiamo se lo in portano a Italia. casa, Sì. solamente. Guardate Ma quanto ne mettiamo. Ne mettiamo tantissimo. Va passato qui dentro nel sesamo, così, e va attaccato. Poi se non si attacca, noi lo attacchiamo anche manualmente con le mani, proprio perché ci teniamo che sia pieno pieno pieno. Il coltello bagnato con acqua fredda e asciugato, che taglia meglio. Ok, faccio prima metà e metà, poi taglio questo a metà. Se vedete che non scorre bene il coltello, questo segreto già ve l'ho detto nell'altro video, con uno strofinaccio bagnato, così togliete tutto questo riso attaccato, oppure lo sciacquate sotto l'acqua fredda e il coltello torna a tagliare. Quest'altro qua, vedete qua adesso come cammina il coltello, scivola, e adesso li taglio ognuno due parti. In questo modo vengono tagliati in modo perfetto. Ma anche se non dovessero venire perfetti, non fa nulla, perché l'importante è che siano buone e sono Sì, più grandi buonissimi. sono e più sono buoni. Sì, sono grandi perché noi li riempiamo di Sì. cose e quindi vengono dei bei roll grandi e non piccolini piccolini. Adesso
prima di metterlo nel vassoietto io li passo, sono un po' maniaca per il sesamo, li passo ancora ognuno nel sesamo come si fa un po' con le polpette, ok? E perché veramente mi piace tantissimo che siano pieni pieni di sesamo e poi a volte se non sono contenta lo butto anche un poco sopra. Esagerata. E vabbè, non sprecarlo perché sai questo qua poi che faccio? Lo butto, lo conservo, vabbè ci imparo gli altri roll, però mai che si dovesse buttare nulla, eh? Fatti, pronti da mangiare, buonissimi, il mio ceteri nella salsa di soia, sono buonissimi, è vero? Buonissimi, li adoro, prendo ora, sì, guardate le box in formazione tutti gli altri video che abbiamo fatto del sushi e vi mandiamo un bacio grandissimo.